Buonasera a tutti, siamo dell'associazione Nell'amore di Isabella e questa sera presenteremo l'associazione. In primo luogo intendiamo ringraziare la città di Terni, l'amministrazione tutta e nello specifico l'assessore Cecconelli alla cultura che ci ha ospitato nell'ambito del 31° premio San Valentino Un gesto d'amore. Quindi lo invito a salire sul palco e poi presenterò l'associazione. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Io ho colto molto piacere questo invito dell'associazione e dell'università, perché queste sono iniziative dove un amministratore con massimo piacere partecipa per lo scopo benefico che c'è, perché sappiamo benissimo qui dietro che dramma umano ci sia, però il fatto che tutto questo, poi anche questo dolore venga catalizzato verso iniziative benefiche e possano essere insomma un viatico per fare qualcosa di beneficenza è assolutamente positivo. In questo caso qui siamo, come sappiamo che stiamo parlando di una studentessa dell'Università del Guscio, il fatto che vengano premiate delle borse di studio per studenti meritevoli, come da quello che raccontano è stata lei, è un'altra iniziativa assolutamente meritevole, per cui l'amministrazione Terni è stata ben contenta di correre queste iniziative che meritano assolutamente il plauso e la massima partecipazione da parte dell'amministrazione. Sì, la ringraziamo Assessore. L'associazione Nell'amore di Isabella nasce per dare seguito alla memoria e all'lascito di Isabella Carastro, che è una studentessa, ricercatrice e insegnante che purtroppo ci ha lasciato a causa di una malattia rara. Ed è per questo che l'associazione nasce con una duplice finalità: una, quella di combattere il cancro, nello specifico le forme rare non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Quindi andremo a aiutare le persone, le famiglie, sia finanziariamente che moralmente. E come secondo duplice scopo quello di finanziare la ricerca. E proprio per questo motivo che invito l'Università della Tuscia a venire sul palco, perché abbiamo detto come primo gesto d'amore due premi di laurea a due tesi meritevoli dell'Università della Tuscia, che ripeto è la città nella quale Isabella ha studiato, nella quale si è laureata e alla quale teneva molto. Quindi ringrazio il professor Severini per essere venuto. Grazie, buonasera, grazie per l'invito, grazie mille. Io riporto i saluti del rettore, il professor Stefano Bertini, che non è potuto purtroppo venire a partecipare per un piccolo problema di salute, non si può premiare. Noi siamo stati lietissimi di accettare la vostra iniziativa e molto onorati perché la cosa ci ha colpito ad alcuni di noi personalmente per quello che è accaduto e anche perché ci piace questa iniziativa, veramente. Lodevole. Quindi abbiamo da subito appoggiato questa iniziativa e abbiamo fatto uno sforzo, come ci avete indicato, per selezionare le tesi in campo biologico, tesi sperimentale con carattere fortemente innovativo, che diciamo sono le migliori secondo noi tra quelle presentate nell'anno accademico 2020-2021. Le due sedi di selezione sono molto, molto buone. E quindi siamo contenti di aver selezionato questa buona presenza, insomma, delle attività scientifiche in questo campo. Invito il tesoriere dell'associazione Nell'amore di Isabella, Luciano Buraconi, per la consegna dei premi. E quindi nel frattempo invito anche a salire sul palco le studentesse che sono risultate vincitrici, Camilla Cressa per la consegna del premio. Invito a salire sul palco Elena Fiorucci per la consegna del secondo assegno. Perché ho bisogno